Non ne avevo idea e penso che come me molti altri non si aspettassero quello che è successo con le nomination dei Game Awards di quest'anno. Naturalmente, ragazzi, sono rimasto senza parole, non sapevo come reagire. Vi ringrazio per avermi chiesto di andare a votare, perché mai avrei immaginato di trovarmi davanti a un livello simile di ignoranza da parte delle maggiori testate giornalistiche del settore. Prima di mostrarvi le reazioni e di fare le dovute riflessioni del caso, ci tengo a precisare. Le nomination dei Game Awards vengono scelte dalle 100 testate giornalistiche e influencer del mondo del gaming più celebri a livello internazionale. A proporre i giochi candidati quindi ci sono giornalisti o presunti tali provenienti da tutto il mondo. Gente esperta, gente che viene pagata per svolgere questo mestiere, pagata. Questa che segue è la nostra reazione ai giochi candidati ai Game Awards di quest'anno. Va bene ragazzi, diamo un'occhiata alle nomination per i Game Awards di quest'anno. Alcuni di voi mi hanno chiesto di fare una react alle nomination perché presumo che sia successo qualche casino, in particolare con Starfield, che avranno spalmato un po' ovunque. Andiamo a vedere cosa hanno fatto. Start voting, vediamo. Gioco dell'anno: Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4. Non c'è Starfield. Ok. Sono sorpreso dal fatto che non ci sia Starfield. Sono piacevolmente. Non c'è neanche Hogwarts Legacy. Sono sorpreso dal fatto che non ci sia Starfield. Pensavo onestamente che parte dell'insoddisfazione fosse da parte dei giocatori fosse perché magari avevano messo Starfield nelle nomination di gioco dell'anno, ma non c'è in effetti. Non capisco molto bene la presenza di Resident Evil 4 essendo un remake, d'accordo. Gli altri nomi mi sembrano corretti, non posso esprimermi per Alan Wake 2, ma non c'è Hogwarts Legacy. Oddio. E non c'è Hogwarts Legacy perché sicuramente, essendo che questa è una fiera, una kermesse americana, avranno voluto evitare di avere paranoie con il discorso LGBTQ. Sapete che quando era uscito Hogwarts Legacy, anche prima dell'uscita, avevano invitato a boicottare il gioco perché la Rowling aveva, l'autrice di Harry Potter, aveva rilasciato delle dichiarazioni che loro avevano interpretato come anti-LGBTQ. Oddio, è brutto. È una mossa politica, ovviamente. I Game Awards tendono ad avere più un'importanza simile a quella degli Oscar per il mondo del cinema. Sono eventi molto di massa. Pensati per un pubblico di massa, quindi se sapete di cosa state parlando, in genere non guardate i Game Awards perché è chiaro che sono delle cose non pensate per gli hardcore gamer e per chi ci sguazza nel mondo del gaming. E di solito ci sono sempre nomi particolarmente importanti, quindi vediamo un po' come funzionano le altre categorie, non lo so onestamente. Mi auguro che abbiano messo Hogwarts Legacy almeno nella categoria gioco di ruolo, se c'è la categoria miglior gioco di ruolo, come nomination quantomeno, perché credo sia il gioco più venduto di quest'anno, Hogwarts Legacy, tra l'altro. Migliore colonna sonora e musica. Perché? 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 Allora. Un attimo, solo. Outstanding Music, quindi colonna sonora, canzone originale e licensed soundtrack. Ok, allora, ho un problema con Zelda. È dai tempi di Zelda Breath of the Wild che continuano a candidare sto gioco per miglior colonna sonora. Spiegatemi, dov'è la colonna sonora in Zelda? Breath of the Wild e Tears of the Kingdom non hanno una colonna sonora. Hanno una straordinaria direzione sonora. Effetti sonori, environmental effects, tutto il discorso mentre cammini, i passi, il campionamento, tutto l'accompagnamento sonoro è bellissimo, sia Breath of the Wild che Tears of the Kingdom, d'accordo, assolutamente d'accordo. Dove sono le musiche? Perché continuano a candidare Zelda per migliori musiche?
Cioè, finché si parla di Twilight Princess, finché si parla di Skyward Sword e i capitoli precedenti, d'accordo, benissimo. Ma Breath of the Wild e Tears of the Kingdom non hanno musiche. Hanno un paio di tracce forse in tutto il gioco. Il resto è tutto accompagnamento sonoro. Cioè, non capisco, è la seconda volta che succede questa cosa. Allora, qui direi che va a Final Fantasy XVI. Tra Final Fantasy XVI e Baldur's Gate, più o meno stanno lì. Prossima categoria. Audio design, quiz. Allora, hanno messo miglior colonna sonora Zelda e non hanno messo miglior audio design Zelda. Cioè, è un discorso di confusione mentale a questo punto. Io presumo sia questo. Qui mettiamo Dead Space perché ti caghi in mano, però dai, ridicolo. Ongoing, awarded to a game for outstanding development of ongoing content, quindi live service. Cioè, ci sono 4 live service e Cyberpunk. Non capisco Cyberpunk, cioè Cyberpunk ongoing content sarebbe il fatto che l'hanno fixato. Dobbiamo ringraziare per il fatto che siano riusciti a fixare il gioco da quando l'hanno lanciato, che era una situazione disastrosa, che dobbiamo ringraziare. Cioè, non so se intendono dire magari perché hanno rilasciato il DLC adesso, quindi ongoing content in quel senso, ma Cyberpunk proprio no. Evolves the player experience over time. Perché anche la versione 2.0 di Cyberpunk è comunque un update qualitativo al gameplay, al sistema di gioco. Non, no, io Cyberpunk doveva uscire così. Qui onestamente sono contrariato. Non ha molto senso. Community support, beh. First reaction, shock. Presumo che sia per questo motivo che mi avete chiesto di fare una reaction. Mettere Destiny 2 qui è veramente di cattivo gusto. Stanno premiando per community support dei ragazzi che sono stati appena licenziati. Non si fa. No, non puoi candidare per un premio del genere delle persone che hanno appena perso il lavoro. Cioè, sembra veramente uno scherzo di cattivo gusto qui. Bungie ha appena licenziato 100 dipendenti più o meno, tra cui la stragrande maggioranza del reparto PR di Bungie, che sono esattamente i ragazzi che qua stanno proponendo di premiare. Tra l'altro, community support Destiny perché? Destiny storicamente non è affatto un gioco che abbia ascoltato la community o che abbia risposto in maniera creativa e costruttiva a quelle che erano le criticità. La gente si lamenta del PvP di Destiny 2 da anni, non hanno mai fatto nulla, soltanto di recente hanno annunciato che l'anno prossimo, alla fine di tutto, rilasceranno un'espansione per sistemare il PvP. Ma è da anni che ha abbandonato il PvP di Destiny. La gente si lamenta dell'Eververse da anni, adesso c'è tutto il discorso delle microtransazioni particolarmente aggressive, c'è il discorso del sunsetting, il fatto che ti hanno rimosso dei contenuti che avevi pagato. Community support dove? Transparency and responsiveness. Perché fanno il tuo hub una volta a settimana? Perché ti dicono che cosa stanno facendo? Ma se poi quelle che fanno sono porcate, cioè è abbastanza ridicolo. Più che altro, io non so quando siano arrivate le votazioni. Allora, i Game Awards funzionano che ci sono 600 testate in tutto il mondo, sono 100 tra testate giornalistiche e influencer particolarmente rilevanti, che mandano le proprie nomination, le proprie candidature ai tizi dei Game Awards. I tizi dei Game Awards prendono i nomi che sono stati ripetuti più volte e propongono i primi 5 in maniera tale che poi la community vada a votare. Io non so quando siano arrivate queste proposte di candidatura, ma presumo in tempi molto recenti, considerato che ci sono sia Alan Wake che Super Mario Bros. Tra i possibili candidati.
Quindi sta cosa di Destiny 2 indica che ci sono un grosso numero di testate che hanno proposto Destiny 2 per prendere questo premio. E mi pare abbastanza assurdo. Non capisco come dei giornalisti, delle persone che sono del settore, possano proporre una cosa del genere consapevoli di quello che è appena successo. Cioè, non riesco a capire la logica. Mi sembra veramente una cosa di cattivo gusto. Tra l'altro, scusate, i tizi The Game Awards dovrebbero controllare le candidature quando arrivano e scegliere in base a quello anche che ha più senso. Se 100 tizi della stampa ti propongono Barbie crea la moda, non vai a mettere Barbie crea la moda come gioco dell'anno tra i candidati, perché è chiaramente una cavolata. Destiny 2 qui è follia, cioè è cattiveria ed è follia. E basta. Allora, Best Independent Game, Cocoon. Dave the Diver è un indie? Scusatemi un attimo. Mint Rocket. Ma questi non erano. Ricordavo che fosse in Exxon sto gioco. Forse ricordo male. Dave the Diver non è un indie, Dave the Diver è sviluppato e pubblicato da Nexon sotto etichetta Mint Rocket. Non è affatto un indie, è un gioco finanziato profumatamente da un'azienda gigantesca. Che ci fa insieme a Dredge, Cocoon e compagnia? Ma lo sanno che significa indie? Gioco indipendente, cioè questo qua c'è un publisher enorme dietro, raga, è Nexon. Mint Rocket è semplicemente una divisione di Nexon, ma il gioco è finanziato e pubblicato da Nexon semplicemente sotto un'altra etichetta. Ragazzi, il fatto che sto gioco sia qui significa o che non sanno cosa vuol dire indipendente, e comunque, a prescindere da sapere o non sapere che cosa vuol dire indipendente, significa che c'è un grosso numero di editor, redattori e gente della stampa specialistica che crede che sto gioco sia un indie. C'è veramente tutta questa ignoranza. Action game, non c'è Lies of P. Né Atomic Heart. Oddio, è Atomic Heart, sospetto che non l'abbiano inserito perché è russo. Essenzialmente quindi due scelte politiche forse, sia con Hogwarts Legacy che con Atomic Heart non inseriti per motivazioni fondamentalmente politiche. Non è una bella cosa, non ci fanno una bella figura sicuramente. Anzi, potevano sfruttare il discorso di Atomic Heart per cercare di appianare un attimino invece che quantomeno metterà la nomination, perché se la meritava. Anche come colonna sonora, forse, sai. Ah, ok, c'era Action. Questo qua invece è Action. Lies of P continua a non esserci. Vabbè, che però è Action più che Action Adventure, Lies of P. Ma qui direi a mani basse Zelda. Ok, è uno scherzo. Hanno messo Lies of P e Final Fantasy XVI in RPG, insieme a Baldur's Gate e a Sea of Stars, e hanno candidato Starfield. Va bene, Starfield l'avranno fatto per dargli una nomination perché era un gioco importante, ma Final Fantasy XVI e Lies of P in miglior gioco di ruolo? Chi è nella stampa specialistica che può dire che Final Fantasy XVI è un gioco di ruolo? Questa è ignoranza, ragazzi. È un'ignoranza gravissima. Cioè, qua c'è gente che non sa di cosa sta parlando. Non sanno che cosa vuol dire gioco indipendente. Non sanno chi ha sviluppato un determinato videogame. Ti propongono il premio alla colonna sonora a un gioco che non ha una colonna sonora. Ti identificano due giochi come giochi di ruolo.
quando palesemente non lo sono. Cioè, Forza Motorsport, non so se lo sapete, ma nel nuovo Forza Motorsport tu expi la macchina, sali di livello, eccetera. Forza Motorsport è più gioco di ruolo di Final Fantasy XVI, eh. E tra l'altro mi è passato anche completamente in secondo piano il fatto che qui non abbiano messo di nuovo Hogwarts Legacy. Quindi Hogwarts Legacy praticamente è come se non fosse mai uscito, se non fosse mai esistito. Non l'hanno messo nemmeno nella categoria miglior gioco di ruolo. Rispetto a Lies of P e Final Fantasy XVI, direi che Hogwarts Legacy è un gioco di ruolo e merita molto più di questi due di stare in questa categoria. Super Mario RPG? Cioè, c'è un livello di ignoranza molto grave qui, ragazzi. Cioè, io. La stampa specialistica, tra virgolette specialistica, nel corso degli ultimi anni ha perso tantissima rilevanza, tantissima importanza agli occhi del pubblico. Sono sicuramente meno che in passato le persone che si affidano alla stampa specialistica per le proprie decisioni, anche perché c'è anche la consapevolezza da parte del pubblico che le informazioni che vengono diffuse non siano sempre accurate. Andare a identificare Final Fantasy XVI come un gioco di ruolo significa avere tanta confusione riguardo ciò che è un gioco di ruolo, ma significa anche avere poca informazione riguardo quello che è stato il marketing di Square Enix prima di rilasciare il gioco, perché Final Fantasy XVI lo conosciamo fin dall'inizio come un action game. Rabbrividisco all'idea che ci siano state così tante testate tra le 100 che inviano le candidature, da portare avanti due nomi del genere, come Final Fantasy XVI e Lies of P, all'interno della categoria giochi di ruolo. Cioè, significa che un mare di gente tra gli editor di cui noi leggiamo le recensioni e che usiamo per informarci, non sanno cos'è un gioco di ruolo. Decine di milioni di giocatori ogni giorno si informano e si documentano usando i siti che hanno proposto queste nomination, affidandosi alla competenza di gente che chiaramente di competenza ne ha davvero poca. Voi, noi, i giocatori, non siamo tutelati, non siamo aiutati nel processo di scelta, non siamo assistiti nel capire il mondo del gaming. C'è un'incompetenza sistemica che oggi ha trasformato il gaming in una sorta di baraonda dove deve essere il giocatore a proteggere se stesso. Abbiamo marketing aggressivo, hype, lavori di PR, incompetenza da parte della stampa. Avete un pacchetto completo per essere, diventare o restare ignoranti, a meno che non abbiate il tempo e la voglia di ricercare le informazioni in maniera molto più approfondita di quella tradizionale. Io sono dispiaciuto, ragazzi, sono dispiaciuto perché oggi troppa gente continua ad affidarsi a personaggi che non hanno motivo di fare quello che fanno. Dispiaciuto perché probabilmente le testate stesse non si rendono conto del danno che fanno e dispiaciuto perché i responsabili dei Game Awards non si sono neanche preoccupati di controllarle queste nomination. C'è davvero tanta amarezza. Il mio invito, ovviamente, è di cercare di dare valore ai vostri soldi. Fate tutto il possibile per proteggervi, leggete, ascoltate, sentite pareri diversi, fatevi un'opinione che sia vostra. Fate, insomma, del vostro meglio, ragazzi. Se desiderate restare aggiornati sul mondo del gaming, vi invito a iscrivervi al canale, commentare per farmi sapere la vostra opinione. Per questo video intanto è tutto e noi ci risentiamo alla prossima.